Pasta e patan o pasta e fasul? Questo è il problema. Nessun problema, oggi ci ho fatto un piatto proprio strano. Pasta e patate con provola e fagioli. Oh, pasta e fagioli che patan. Madonna mia, che male capo. Comunque, a dire la verità, è a fine Romun. Venite a vedere, pure se in un clip, è a fine Romun, veramente. Venite a vedere, pasta e patate che provola. Oh, pasta e fasole che patana, pasta e patana. A voi, Anfani. Allora, voglio come primo passaggio il mio o l'extravergine d'oliva che lo andiamo a mettere in questo, in questa, insomma, in questa pentola. E mi vado a mettere a rosolare un po' di pezzi di pancetta tesa. Così ricordiamo la bella pasta e fagioli. La prima cosa da fare, quindi, andiamo a rosolare un po' di pancetta. Rosolato. Per bene, vedete questa bella pancetta, vedete che già sta scaricando anche un bel po', né, di grasso. Pigliate cipolla e sedano e ce lo buttate dentro. E fate naturalmente rosolare pure cipolla e sedano, guarda qua, guarda qua, pure senza cameraman, senza mia moglie, non sarà proprio tanto bella la ripresa, però la faccio controllare. Fatto ciò, ci andiamo a mettere le patate che abbiamo tagliato tanto belle. A cubettini, facciamo rosolare anche il tutto così almeno un altro minutino. Dai, ma ci vado a mettere pure due pomodorini, ma proprio giusto due e due. Ok, facciamo rosolare 2 minuti. Nel frattempo che le patate si rosolano, prima di andare a mettere l'acqua, va giù, facciamo rosolare pure, ma giusto pochi secondi. Vedete le cotiche. Le cotiche di prosciutto crudo, che sta qua, no, per la pasta e fagioli sono adatti, però questa è una pasta e fagioli con le patate. O la pasta e patate che fagioli. Non ce la faccio più, non so che caccia dice. E via, anche di cotiche, vai, buttiamo lì, mischiamo un poco poco poco, tanto bene, e facciamo rosolare ancora, a di 40 secondi, e poi ci andiamo a mettere l'acqua. Ora è il momento di aggiungere l'acqua. Come si mette l'acqua? A così opri. Vedete? Non è che aggiungete questa cosa. Mettete l'acqua fino a copertura delle patate, mi raccomando. Naturalmente è inutile che ve lo dico, salate e pepate quanto basta. Guai, è inutile che ve lo dico, ci vorrebbe un po' di peperoncino, ma Vanessa e Sofia non lo mangiano. Mo' lasciate cuocere queste patate così almeno una mezz'ora e poi dopo ci andiamo ad aggiungere i fagioli che già sono lessati. E passati questi bei 25 minuti, vedete le patate piano incominciano a sfaldarsi. Vedete? A cotica si sta facendo bella morbida e si sente un profumo esagerato. Mo' che andiamo a fare? Prendiamo i fagioli precedentemente lessati, mettiamo dentro. Ammischiamo tutto cosa tanto bella e facciamo cuocere per almeno un altri 15 minuti, dai. Tra l'altro, alla domanda perché hai utilizzato Luigi i fagioli rossi? Allora, devo dire la verità, questa è un'idea di mia mamma, perché ha detto, se tu fai la pasta e fagioli che patane, che già è una cosa un poco strana, no? Perché o la pasta e fasulo, o la pasta e patane devi mangiare. Però se ci metti i cannellini, giustamente non si vede la differenza di colore con le patate. Ui. E nonni e mamma hanno sempre ragione, come fa? E ora, passato il tempo necessario, va giù, è arrivato il momento più bello. Calamma pasta, e la pasta come si cala, va giù, sempre a sentimento universale. Cottura della pasta sta scritto 9 minuti, ma noi la facciamo cuocere poco meno. Comunque girate sempre e se ogni tanto vedete che magari si prosciuga l'acqua e la pasta non è ancora cotta, ma raccomando, aggiungete altra acqua. Guardate qua, mo ci vediamo fra 5 minuti. Vedete? Piano, si sta facendo una cremina, guardate qua. Ma fanno un certo effetto a vedere i fagioli con le patate, però, anche se sono scettico, ma bisogna provare, sa davvero. Eccoci qua, adesso ci siamo. Cottura della pasta perfetta e cremosità al massimo. Mo' spengo il fuoco perché? Mo' vi faccio vedere che facciamo, perché dobbiamo fare naturalmente mix tra pasta e fagioli e pasta e patate. Quindi io mo' che ci vado a mettere?
Voglio, speriamo che venga veramente buono perché è un grip rumi. Un mix di pecorino e di parmigiano, per ricordare la pasta e patata, naturalmente. Un poco di prezzemolo tritato fresco che si mette alla fine e mai all'inizio perché non si brucia e perde tutta la sua freschezza. Quindi abbiamo messo il parmigiano e il pecorino per ricordare la pasta e patate e il prezzemolo naturalmente che si mette sempre alla fine, la pasta e fagioli. Però in da pasta e patate che ci va ancora, vai giù. La provola. Che ce la mettiamo proprio alla fine e a fuoco spento. Adesso andiamo a girare. Il tempo che si scioglie la provola, se non avete la provola ci mettete fiore e latte, non fa niente. E ci arretriamo. Speriamo, perché io sono un po' scettico, però vieni a vedere, guarda qua com'è belle cremose. Aspettiamo che si scioglie la provola. Madonna mia belle, che impressione! Guarda qua come fila la provola e mo va giù. Sapete che dobbiamo fare, no? Adesso dobbiamo fare la prova del 9. La prova che adesso ho paura che non mi piace, ma. Amma prova. Vedimmelo poco. Si è sbagliata la prova, no? È cremoso abbastanza? Andiamo a vedere com'è venuto. E ora. Il momento della verità. Ma io. Allora, mia mamma dall'altra parte sta dicendo che alla fine romano. È ottimo. Io sono scettico. Fagioli e patate. O pasta e fagioli o pasta e patate. Non si fanno tutte queste cose insieme. Chi le fa? Io. Sono strano. Oh, è strano, ma credetemi, io vado solo per la tradizione, ok? È strano come piatto a dirlo, ma a mangiarlo. Ti confondi perché non, veramente sono tutti e due piatti insieme. Acutochella pure è buona. Vi faccio. Vai io. Devo dire la verità. Fatemi sapere se la fate pure voi. Perché veramente è a fine lo mondo. Un abbraccio a tutti e se vi è piaciuto, condividete. Ciao, vai io. Pasta e patate con i fagioli o pasta e fagioli con le patate. Vai io, scrivete voi, ma ci fate pensare.